Salve amici e amiche, bentornate nel mio canale I Nuvoli di Lana. Oggi vorrei mostrarvi come eseguire il cosiddetto punto gambero. Poiché io ho iniziato questo tutorial insegnava quali erano le parti basilari del lavoro dell'uncinetto, come il punto basso, partendo dalle catenelle, il punto alto. Mi è capitato di eseguire dei lavori in questi vari tutorial che ho svolto finora, dove ho utilizzato alcuni punti che non avevo mostrato fino adesso, nel vero senso della parola, dando più risalto al punto stesso, utilizzandolo tra un punto e l'altro magari si notava di meno come poterlo lavorare. Quindi in questo caso vi tratterrò pochissimo. Io vorrei mostrarvi come eseguire, prendendo un semplice campioncino che ho fatto perché potrebbe risultare l'esempio di quello che può essere un vestitino da bimba, una copertina da bebè, una tovaglia, un centrino, qualsiasi cosa che vogliamo rifinire, e la rifiniamo appunto gambero. Quindi il punto gambero non serve altro che per dare una rifinitura, un colore diverso al nostro lavoro che abbiamo eseguito, e viene utilizzato solo per questo. Al posto ad esempio del punto basso, al posto delle catenelle o degli archetti, per dare colore e risalto al nostro lavoro. Si incomincia partendo proprio, io utilizzo adesso questo filo bianco. È un filato di lana bianco per distinguerlo dal rosa. Si incomincia così: prendo il punto, il filo, faccio una sorta di catenella e vado in avanti, così sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo da dietro e lo chiudo. Vado sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo dal dietro e lo chiudo. Vado sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo da dietro e lo chiudo. Vado sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo da dietro e lo chiudo. E di seguito tutto il lavoro che devo svolgere lo svolgo in questo modo, come a ritroso del punto basso. Vado sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo da dietro e faccio il punto gambero. Vado sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo da dietro e prendo il punto e lo chiudo. Vado sul punto che ho in avanti, acchiappo il filo da dietro, lo porto in avanti e lo chiudo. E così fino alla fine del mio campioncino. Campione che in questo caso potrebbe rappresentare qualsiasi lavoro che noi vogliamo rifinire, dargli un tocco di colore. Io qua ho utilizzato il punto alto, ho fatto degli archetti, ho utilizzato il punto basso. Potrebbe rappresentare qualsiasi lavoro in cui noi vogliamo dargli una rifinitura diversa da quella che abbiamo sempre utilizzato, per esempio il punto basso. Per esempio gli archetti, per esempio le catenelle, e questo si chiama appunto gambero. È molto bellino, è particolare, semplice da elaborare, quindi avevo piacere di mostrarvelo come poterlo eseguire, proprio perché ho iniziato col farvi vedere e notare come eseguire variati punti basilari dell'uncinetto, e questo mi mancava all'appello, anche perché ho fatto dei tutorial dove ho utilizzato anche il punto gambero, però tra un punto e l'altro il lavoro in se stesso non metteva in risalto il punto che viene eseguito, e ci tenevo a mostrarvelo. Questo è il punto gambero. Quindi mi auguro in seguito di mostrarvi anche altri punti che sono importanti da utilizzare nei lavori che eseguiamo e che siano di utilità e di facile esecuzione per voi, per poter dare colore e vivacità al lavoro che stiamo eseguendo, che state eseguendo. Spero che sia stato utile mostrarvelo, che sia piaciuto anche a voi, che vi abbia dato un'idea per rifinire in modo diverso, particolare, anche i lavori che vorreste eseguire, così con il punto chiamato e detto punto gambero, per questo motivo. Allora, grazie per avermi seguito, spero di esservi stata di utilità mostrandovi anche questo punto particolare, e ci vediamo al prossimo tutorial.
Grazie, e siccome ho lavorato anche questa volta con l'uncinetto, il saluto classico mio originale en crochet. Ciao, salve, ciao!